tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Un'occasione per confrontarsi e mettere giù delle idee da presentare successivamente in maniera più coesa e decisa alle associazioni di categoria ed al comune di Voghera. Per questo ho messo a disposizione la mia gelateria. Sono le parole di Marina Elena Chiru, promotrice dell'iniziativa Viale dell'Artigianato, che oggi pomeriggio ha incontrato alcuni dei titolari delle attività presenti in Viale Repubblica Voghera che hanno risposto positivamente al suo invito. Ho voluto mettere a conoscenza tutti i commercianti del Viale e a quelli che hanno accettato il mio invito ho consegnato la spiegazione del progetto e la bozza di un regolamento al quale ognuno di noi potrà contribuire con le proprie proposte. La mia speranza è che si venga a creare uno spirito di collaborazione tipico di un gruppo che potremmo chiamare Gruppo Voghera. Tendenzialmente favorevoli i commercianti presenti, anche se qualcuno ha espresso perplessità sul modus operandi della signora. Avrebbe dovuto coinvolgerci fin dall'inizio, sono le parole del signor Davide, titolare di un bar presente nel viale. Ma l'ideatrice del progetto è comunque determinata a raggiungere l'obiettivo prefisso, valorizzare una zona di Voghera che a suo parere risulta dimenticata dalle istituzioni. Nonostante il fatto che il Viale della Repubblica è compreso nella zona centro storico, ha ribadito la signora Chiru, nell'arco dell'anno non si è svolta alcuna attività culturale, commerciale, fiere o mercati. Tutto si è concentrato nel centro città in barba alle molte attività vive e funzionanti presenti nella nostra strada. Il gruppo di commercianti intervenuti oggi all'incontro si riunirà nuovamente la settimana prossima per confrontarsi e pianificare le prossime mosse che, questo è l'intento, potrebbero servire a trasformare il Viale della Repubblica nel Viale dell'Artigianato.